Ecco, amici di Vivi Mazzara, ci troviamo presso il piazzale Quinci di Mazzara del Vallo, dove continua imperterrita la protesta dei familiari dei 18 pescatori sequestrati in Libia dalle forze miliziane del generale. È una proposta dei grandi significati. Vediamo la solidarietà portata dalle istituzioni, il Presidente del Consiglio Vito Gancitano, l'armatore Marco Marrone e una delegazione di familiari dei 18 pescatori, familiari che sono stati a Roma per tanti giorni, che continuano la protesta a Mazzara del Vallo, proprio nel cuore del mare da dove sono partiti quei pescherecci, e soprattutto che rischiano di ritornare a Roma e continuare a farsi sentire, perché pare che dopo la telefonata che abbia confortato un po' gli armatori e le famiglie ci sia stato di nuovo un crack e di conseguenza un silenzio. Un silenzio che può essere anche utile per via delle trattative che ci sono in corso tra l'Italia e il generale Haftar e le sue forze miliziane, ma un fulmine a ciel sereno anche il comunicato che ieri è arrivato dalla Lega, dove Bruxelles dice che è una cosa che deve trattare direttamente il governo con queste forze libiche. Di conseguenza chiediamo a Marco Marrone, l'armatore, intanto come abbiate appreso questa notizia e con quale spirito d'animo. Certo, è stata una notizia con poco ottimismo, ma voi siete stati a Roma spesso in contatto con tutte le forze politiche, soprattutto avete avuto vicino qualche rappresentante della Lega. Sì, sicuramente questa notizia l'abbiamo letta ieri, un po' ci demoralizza, però ci auguriamo che sia magari una pressione che stiamo facendo anche per spingere il governo ad accelerare i tempi, a far sì che questo incubo finisca il più presto possibile. Noi siamo stati in contatto 9 giorni fa con ricevuti dal ministro Di Maio dopo la telefonata che voi sapete che abbiamo ricevuto con i ragazzi giù in Libia. Noi, il ministro ci ha un po' rassicurato sul fatto che si era trovato una nuova strada, un nuovo canale che magari potesse portare al più presto alla liberazione. Ci fidiamo di loro, ci affidiamo a loro e speriamo veramente che al più presto possano risolvere questo problema che ormai da 81 giorni oggi continua e non riusciamo veramente a spiegarci il perché di tutto questo tempo e perché dobbiamo ancora soffrire qua noi le famiglie per la mancanza dei nostri cari pescatori, dei nostri pescherecci e di tutto quanto. Presidente Vito Gancitano, il suo continuo messaggio di solidarietà a queste famiglie, agli armatori, allo stato attuale burocraticamente, come pensa che stia andando la situazione, questo contatto tra l'Italia e la Libia, anche se di mezzo alleati che stanno cercando di trovare la giusta mediazione per fare liberare i 18 pescatori e i pescherecci? Allora, la telefonata è stato uno spiraglio che le famiglie hanno avuto sentendo i propri cari. È arrivato il momento appunto di dire al governo nazionale di fare l'ultimo passo affinché i nostri pescatori, i nostri pescherecci possano ritornare alla nostra città. E gli appelli che facciamo sono continui e quindi invitiamo nuovamente il governo a dirgli che le famiglie non ce la fanno più. Io vedo famiglie distrutte che pensano sempre ai propri familiari, giustamente, e quindi chiediamo con forza l'ultimo passo al governo nazionale affinché i nostri pescatori possano ritornare subito alla città di Mazzara del Vallo. Presidente, ma come vede questa telefonata, cioè il vero senso di questa telefonata, lo interpretiamo come un'apertura, una possibilità? No, la telefonata che io ho partecipato, perché mi hanno coinvolto fin dal primo giorno, è stata una cosa veramente bella. Dopo 75 giorni sentire i familiari è stata veramente una cosa emozionante. Sì, questo è uno spiraglio,
perché dopo 75 giorni che non si sentiva nessuno parlare, finalmente è arrivata quella telefonata. Ma ora la telefonata non basta più, basta che i nostri pescatori tornino a Mazara del Vallo. Marco Marrone, con la speranza dell'arrivo delle festività natalizie, ci si auspica che questo possa essere un bel regalo, magari è un segnale che arriverà quanto prima, una telefonata improvvisa che vi arriverà, perché sarà così alla fine, no? Come è successo a Roma con il contatto telefonico con la Libia, per cui il Natale può anche darsi che si passa tutti in famiglia, tutti uniti. Ce lo auguriamo tutti, anche perché nelle ultime comunicazioni fatte dal Premier Conte, ricordo, diceva che potremmo passare magari tutto un sereno Natale, sicuramente lui parlava per altre motivazioni, noi diciamo che ci auguriamo veramente che potessimo passare un Natale sereno con i nostri cari, con i nostri pescatori a casa, così con la serenità familiare che la festa natalizia ci porta sempre ad avere. Allora andiamo a sentire qualcuno dei familiari che continua imperterrito a stare proprio anche in mezzo al vento, ma loro, alcuni di loro sono stati abituati a Roma sotto la pioggia, sotto la grandine, sotto la tempesta, ci mancava solo la neve, ma loro addirittura hanno sfiorato anche questo per mandare un messaggio al governo. E andiamo dalla signora Rosetta, diventata uno degli emblemi di questo gruppo familiare, per via anche della sua esperienza passata. Signora Rosetta, allora, lei ha sentito suo figlio al telefono, ecco, immaginiamo l'emozione quale sia stata, ma adesso qual è il suo pensiero? È stato bello ricevere una telefonata, però ora aspettiamo che le lasciano perché noi non è che hanno parlato e diciamo stanno bene da tutto, no, noi aspettiamo che le lasciano libere perché non ce la facciamo più aspettare, specialmente io da mamma, da 74 anni, stare fuori col vento, col sole, con l'acqua, io penso prima che viene mio figlio, se si allungano le tempe, io non ce la faccio resistere, non so se mio figlio mi viene a trovare a casa. Perciò fate a più presto possibile portare a tutti i pescatori a casa. A tutte. La telefonata è stata un segnale importante, signora, no? Sì, sì, è stato importante perché non avendo notizie pensavamo a tante cose. Così abbiamo sentito direttamente la loro voce, no? Bella. Però perché dicevano speriamo che torniamo a casa, se Dio vuole torniamo a casa, stiamo bene, le parole erano queste, non c'era niente altro. Grazie, allora sentiamo gli altri componenti. Allora tu sei? Tunisina, però la telefonata è stata solo per gli italiani, le altre tunisine no. Ecco perché? Forse c'è un po' di razzismo per la famiglia. Un po' di? Razzismo. Sì. È una parola pesante. Sì, certo, è pesante, però non lo so. Però siamo in questa avventura, siamo tutti un gruppo. Sì, tutto lo stesso. Siamo tutti un gruppo, siamo tutti italiani, sì. No? Sì. I tunisini, e gli altri che non sono italiani, siamo tutti un gruppo. Cioè si lavora per l'unica causa, no? La speranza è per tutti uguali. L'importante è che voi sapete che i vostri familiari stiano bene. Questa è la cosa importante. Ciao, tu oggi a sostegno della liberazione dei 18 pescatori, cosa vuoi dire? Tu sei una parente. Io ho mio padre lì. Bene. Praticamente niente. Come ha detto una ragazza, la telefonata è stata solo per gli italiani, invece gli stranieri no. Sinceramente. Questo vi ha dato un po' di fastidio? Un po' troppo, perché già mi sentivo già dimenticata dalla parte del governo, più che non ci dava, era sempre in silenzio e non mi dava delle risposte, più la telefonata è stata solo per gli italiani, io non ho avuto la possibilità di sentire la voce di mio padre e questo mi ha dato completamente fastidio e delusione.
Non lo so, però mi ripete sempre in testa che loro stanno lavorando, in questo caso solo. L'importante che sai che tuo padre... No, io non so niente. Non sai niente. Ma ti hanno... Io se non sento la voce di mio padre, non so se c'è, cioè, sta bene. Ma dalle altre telefonate degli italiani a questo punto, avete chiesto informazioni sui vostri genitori? Certo che hanno chiesto e hanno detto che sono separati in un'altra stanza. Io in questo caso non so se sta veramente bene o no. Per cui bisogna sperare che tutto si chiuda subito. Speriamo. Che messaggio vuoi mandare a proposito? Niente, non ho più neanche parole da dire. Dopo 81 giorni non so che cosa dovrei neanche chiedere al governo, perché sta il governo molto bene che vuole a mio padre. Ora, oggi, ma non so fino a quando me lo ricorderà. Non so neanche se lo vedrò o no. Questo. Speriamo che stanno lavorando veramente. I familiari dei 18 sequestrati siete tutti uniti in un'unica causa? Ma siccome da questa chiamata abbiamo visto la distinzione, già per me è un dubbio che stanno lavorando tutti i 18. Questo. Non accettabile, insomma, non aver avuto il contatto voi con i vostri familiari. Essendo che sono una cittadina italiana, non sono una cittadina, cioè ho la doppia cittadinanza, mica sono una cittadina tunisina. Mio padre vive da 43 anni qua a Mazara, è imbarcato in una barca italiana, residente qui a Mazara, paga le tasse al governo italiano, mica lo paga le tasse al governo tunisino, giusto? Vuol dire normalmente doveva garantire la tutela pure sua, cioè doveva sentire la voce di mio padre, avevo il diritto di sentire. Grazie. Allora andiamo alla tua presentazione. Io sono Ignazio Bonomo e ho il papà. E, niente, come dicevo, non si hanno più parole per cui spiegare il nostro dolore. Speriamo ogni giorno che, e preghiamo il governo che si dia una mossa e che riesca più oggi che domani a riportarceli a casa. Spero che la ragazza si sbagli e non sia una questione di razzismo per il discorso della chiamata che è stata fatta solo dagli italiani, che noi che siamo una famiglia, sia tunisini che italiani, che indonesiani, lavoriamo insieme e ci guadagniamo il pane insieme. Ma voi avete chiesto al telefono rassicurazione sugli altri dell'equipaggio, sulle persone che non sono riuscite a parlare con i familiari? Io sinceramente sono uno di quelli che non è riuscito a parlare con il padre, sono italiano, quindi... Ma qualcuno ci ha parlato al posto tuo? Penso l'armatore che con gli altri... Cioè però hanno sentito la voce di tuo sentito, padre? Hanno sentito, dicono, la voce, quindi mi sono rassicurato un po'. Però non sono riuscito io a... Però lo stato d'animo contatto, delle ragazze qui... Le posso capire, le posso capire, è comprensibile. Io non sono riuscito a parlare, quindi le posso capire lo stato d'animo. Non sentire la voce del proprio padre è pesante, perché come dice la ragazza, se non sento la voce non posso avere la sicurezza che stia bene o stia male. Continua la protesta. Continua la protesta e non ci fermiamo. Ma fino a quando non ritornano noi non ci fermiamo. Benissimo. Buongiorno, lei ha suo figlio, mi pare, no? Ha lottato dal primo giorno fino ad oggi. Continua la protesta. Fino a dove può arrivare questa protesta? Siamo ai limiti. Proprio siamo in una fase di contentezza e tristezza a sua volta insieme. Ora la situazione deve finire, quindi più presto possibile. Lei è ottimista, ecco, molto ottimista. Finisce. Però vorrei dire una cosa sola a Di Maio. Lui si deve mettere nei panni miei. Lui potrebbe essere mio figlio. E deve capire cosa significa aspettare un figlio 3 mesi in una situazione del genere. Quindi che si affretti e ci dà il segnale della liberazione, perché no, non può andare così. Bene, grazie.
Ecco, ovviamente noi continuiamo il nostro giro di interviste. E allora, ciao. Ciao. Continua anche la tua battaglia, che poi è quella di tutti. Certo. Allora io chiedo solo al governo che libera spesso questi pescatori, perché non ce la fanno più. Solo questo. E basta. Tu sei riuscita a parlare con tuo marito al telefono? Sì, sì, ma poco, due parole precise. È stata una piccola iniezione di speranza. Sì, questo sì, ma la voce non è che era tanto bella di stare bene qui. No, perché conosco la voce di mio marito e so che non sta bene. E adesso questi 8 giorni che sono passati dalla telefonata inizia a turbarvi? Sì, ancora peggio. Per me è ancora peggio, perché non lo so, magari penso che ci hanno fatto fare la telefonata per farci stare un pochettino calmi, non so. Non so che dire, voglio solo l'aiuto del governo, liberare tutti questi pescatori. A più presto, grazie. E allora, tu sei stata, diciamo, l'apice della protesta a Roma, perché sei apparsa molto sui social. La tua voce è arrivata in Italia e all'estero, ti sei fatta sentire con le tue proteste a nome di tutti, per mandare un messaggio allo Stato, per cercare di affrettare le trattative e cercare di avere un segnale dal governo, una prova chiedevate. Quella prova, a sorpresa, un giorno arrivò. Precisamente 8 giorni fa avete ricevuto quella telefonata, no? Che segnale è stato questo? Questa chiamata ci ha fatto capire che dopo 72 giorni hanno aperto un dialogo. Ok, c'è una speranza in più, si può capire così, che ci ha testimoniato non che i nostri uomini stanno bene, che sono vivi. Quella la testimonianza è stata, perché la chiamata è stata emozionante e straziante nello stesso momento. Io mi auguro che questo dialogo non duri altri 72 giorni, non lo accettiamo. Io spero che il governo si affretti a riportarli a casa, perché i nostri uomini non ce la fanno più. Noi qua, ok, siamo disperati, combattiamo per loro, facciamo di tutto, ma c'è sempre qualcuno che ci consola, che ci dà una parola di appoggio, i nostri uomini no. I nostri uomini stanno male, non stanno bene. E la telefonata l'ha testimoniato, perché chiunque diceva tirateci fuori, siamo abbandonati. Queste sono le parole. Poi con tutta l'emozione che abbiamo potuto avere quella sera, è normale. Cioè dopo 72 giorni sentire il proprio uomo, credo che neanche sapevamo cosa dire. Però il messaggio è stato chiaro, vogliono ritornare a casa oggi, non domani. Cristina, tu hai incontrato alla fine di maio. Sì. Cosa vi siete detti? Vuoi le parole esatte di quello che gli ho detto? Se te lo senti di dire, sì. Io mi sono presentata come quella persona che l'ho attaccato di più, che non sono contraddittoria e che non passino altri 72 giorni, ho chiesto affinché venissero a casa. Giustamente l'incontro, per coincidenza, è stata la sera dove io la mia emozione era alle stelle. E gli ho richiesto al ministro Di Maio che mi ricevesse dopo che riportano gli uomini a casa, perché ci sono tanti perché che noi abbiamo il diritto di sapere e io ho tante domande da chiedere. Perché tu ti riferisci sicuramente al mistero dei soccorsi che non sono arrivati in tempo? Tante cose ho da chiedere io, tante cose so e tante cose ho da chiedere dove voglio risposta, dove ho il diritto di avere risposta. Io ho tutto il diritto. Quella sera giustamente la coincidenza, che io ero molto emozionata, perché il ministro Di Maio era in riunione, ci ha potuto dedicare pochi minuti, mi sono soffermata solo a dire che li rivogliamo a casa, che non passano 72 giorni, altri 72 giorni, che ci sono tanti perché che mi devono dare spiegazione e che il mio pensiero è sempre quello che è. Non mi cambia. Cristina, questa protesta può cambiare location? Si può trasferire ancora a Roma? Si può ritornare a Roma, come sì, tu hai detto in qualche video? Sì, sì. Io ho la valigia pronta.
In ogni battaglia ho detto che c'è una tregua, in tutte le battaglie, nelle migliori guerre c'è stata sempre una tregua. Io sono dovuta scendere perché la priorità sono pure i miei figli, oltre a mio marito. Sto sistemando i miei figli, sto sistemando le mie situazioni che mi hanno portato a scendere. Noi siamo pronti a risalire. E a breve. A Piazza Montecitorio avete avuto la solidarietà di tanti politici? Di tutti, mettendo i colori da parte. Noi politicamente non interessa, però sono stati vicino a noi, sia l'opposizione e sia i romani, i primi. Non hai citato la parola la maggioranza? No. Ok. Questa tua risposta dice tutto, però abbiamo questa grande speranza di riabbracciare i nostri 18 pescatori nel più breve tempo possibile. È quello che tutti ci auspichiamo. Noi la sera, almeno parlo io, ma io parlo pure per tutti, certo, perché abbiamo lo stesso sentimento in comune, dolore magari sopportato diversamente come moglie, come madre, come figli. Sono lo stesso dolore, però in modo diverso. Noi andiamo a letto con la speranza che ci squilli il telefono e ci dicono sono liberi. Noi ci svegliamo la mattina dicendo sono liberi, e questo lo voglio raccontare pure. Ieri mattina mio figlio si è svegliato e mi ha detto è ritornato papà, perché ha sognato quello. Io ho dovuto spiegare che era un sogno, quindi che il governo si affretti, perché i nostri sentimenti non li possono capire nessuno. Cristina, tu sai che a volte i sogni si avverano? Spero che sia vero, spero, perché il nostro sogno è un qualcosa che abbiamo 18 famiglie in comune, 18 famiglie uguali, senza distinzione, né di italiani, né di tunisini, né di senegalesi, indonesiani, siamo tutti uguali, siamo esseri umani e vogliamo i nostri cari a casa, perché come ha detto il Premier Conte che ci farà fare un Natale sereno, lo vogliamo fare tutto il Natale sereno, a prescindere l'economia, a prescindere il piatto di pasta se lo puoi mettere o no a tavola. Rivogliamo gli uomini a casa, se no lo faremo a Montecitorio il Natale, l'ho promesso. Bene, allora, qui c'è una signora che ha fatto anche i suoi interventi mediatici e ha sempre qualcosa da dire a chi ci segue. Allora, su Vivi Mazzara, cosa vuole dire alla popolazione, all'intera Italia che ci segue? La popolazione di Mazzara non è che c'è stata a fianco, vicina, sono assente. Non pensavo che anche qui a Mazzara che i pescatori fossero più assenti. Volevamo più presenza, presenza fisica, sì, al vostro fianco, sì, ecco. Perché la presenza virtuale, che ormai si vive sui social, c'è stata, ecco, a livello virtuale c'è stata la presenza dei mazzaresi, sì. Chiaro che fisicamente poi ognuno ha la sua vita, eccetera, si è potuto fare quello che eccetera. Però Mazzara piange questo momento e Mazzara, anche se non è presente fisicamente, cerca di dare un sostegno in qualche maniera, perché è una situazione seguita dai mazzaresi. Certo, perché viviamo di questo, di marineria, di pesca qui a Mazzara. Ci sono state tante cose pure in passato, però questo fatto non l'hanno sistemato ancora, questo fatto che le acque internazionali, che il governo si affretti presto a sistemare che tutto. Che non capiti più una situazione del genere. Perché queste situazioni non devono accadere ancora, nel 2020 che siamo, non devono accadere. E che si affretti subito e si sbrighi a portare questi pescatori. Perché non ci basta solo la telefonata. Abbiamo sentito che sono presenti, che sono vivi, però che devono dire, e io dalla voce mio figlio buono sono, però non è proprio, che sta bene. Stiamo andando verso 3 mesi che sono là. Ho il telefonino vicino dove dormo, aspetto con ansia una telefonata che li liberano. Il governo si deve affrettare, perché siamo arrabbiati e aspettiamo sempre con ansia giorno dopo giorno, e i giorni passano
governo Di Maio si affrette. Grazie. Allora andiamo qui, abbiamo le... Tu sei stata a Roma? Sì, sono stata a Roma. Sei stata a Roma? Anche tu continui la tua lotta personale e la tua lotta a nome di tutti. Sì. Tu hai un parente? Mio padre. Papà? Papà, sì. Bene, che da molti anni va a navigare. Sì, sì, mio padre da quando avevo 18 anni ha sprecato la sua vita qui in Italia, che purtroppo l'Italia non riconosce, perché dopo la chiamata che è stata fatta solo per gli italiani, io sono stata lì in Farnesina, ho aspettato il mio turno, ho chiamato mio padre, ma il capo della Farnesina mi ha detto che non ha avuto il coraggio di dirmi che la chiamata era solo per gli italiani. Mi ha detto sì, sì, ora ci parli con tuo padre, non ti preoccupare. Ma poi io mi sono da un'altra parte e devo... E poi all'indomani mi è stato detto che la Farnesina tutela solo gli italiani. E devo dire che i tunisini, che sono, cioè, i pescatori tunisini che sono con gli italiani, hanno sprecato la... a parte che hanno sprecato la loro vita in Italia, cioè che pagano l'Italia, devo dire anche che sono lì per colpa dell'Italia. Quindi loro sono obbligati a lavorare per tutti i 18 pescatori. Usare la parola razzismo è pesante, no? Usare la parola razzismo, sì, è pesante. Tu dici, non capisco questa... perché non ci hanno voluto far parlare con i nostri genitori? Perché? Voi avete chiesto rassicurazione su di loro? Su di loro. Stanno bene? Io sì, ho chiesto se stanno bene. Mi è stato riferito che stanno bene, ma ovviamente stanno bene di salute, sì, ma... Certo. Certo, ti squilla il telefono, speriamo che sia una bella chiamata. Purtroppo aspetto questa chiamata da ormai 81 giorni, ma non arriva. Spero tanto che arriva. Bene, grazie. No, non voglio dire più niente, perché già sono stanca di ripetere sempre le stesse cose, senza vedere nessuna... Tu chi hai dei 18 pescatori? Papà. Papà. Il motorista. Sei riuscita a parlare con papà? No. Qualcuno dei familiari ci ha parlato al telefono? No. Perché non c'è stato il tempo? Tutta la comunità tunisina. Sì, ora vengo. Sì, perché sempre, come diceva la ragazza, è, secondo me è il razzismo questo. Tu sei di origine tunisina? Sì, sì, sono di origine tunisina. Per cui anche tu hai avuto lo stesso problema di tutti, no? Sì. Vi sentite un po' traditi dal governo italiano? Sì, è da una vita che mio padre lavora qua, ma poi il governo ci fa questo regalo. A parte tutto, che mio papà paga qua, il governo italiano non paga il governo tunisino. Per questo io dico che questo è razzismo, non c'è un'altra parola. Grazie. Allora andiamo da un altro dei componenti, perché oggi abbiamo voluto dare la parola a tutti, perché per noi sono tutti uguali i nostri amici qui presenti che continuano la protesta e non facciamo distinzione, per cui se siamo italiani, viviamo in Italia, paghiamo le tasse in Italia, l'unica barca in gergo marinaro è quella dove tutti andiamo insieme, per cui... Lavoriamo sullo stesso settore e tutto, però a Roma pure nella telefonata io ho una rabbia, perché c'è stata una discriminazione nella telefonata, perché magari uno poteva parlare a nome di tutti, come sta, no? Hanno certo. Fatto parlare solo gli italiani e per esempio gli altri. I sei tunisini, gli indonesiani e gli altri non sono riusciti nessuno a parlare con i propri familiari. E questo mi dà pure dubbio, mi dà pure rabbia, perché non so che una sorpresa. Forse domani il governo italiano sta lavorando solo per i cittadini italiani, forse non lo so, perché mi preoccupo questa cosa, non lo so, si vede dalla telefonata, perché non ci hanno fatto parlare pure magari uno a nome di tutti, non lo so, siamo tutti preoccupati, abbiamo una rabbia, questo. Spero che hanno fatto di più magari per far arrivare questa telefonata agli italiani.
si, non lo so, si stanno si, tunisini pure, o altre comunità, altre nazionalità stanno pure bene. Spero che lo lasciano, li lasciano, li liberano il più presto possibile tutti e sono sani e salvi. Grazie. Sicuramente non stanno bene, bene perché uno che sta fuori da quasi tre mesi da casa e sta pure incarcerato, non è libero, sicuramente stanno bene fisicamente, ma mentalmente forse sono troppo giù, non lo so. Spero che li liberano tutti del posto questo. Bene, ok. Per cui oggi era doveroso, insomma, venire proprio a sentire le voci e le testimonianze dei rappresentanti qui dei nostri 18 pescatori ancora sequestrati in Libia. Per cui io volevo chiudere con Marco Marrone. Ecco, come abbiamo aperto, noi vogliamo chiudere. Ecco, Marco, da questo servizio si evince che in realtà al telefono ci sono stati solo gli italiani, i rappresentanti delle famiglie tunisine ed altre giustamente si sono lamentati perché hanno accusato il governo di razzismo, eccetera. È chiaro che il governo sta lavorando per tutti i 18 pescatori, non solo per gli italiani, perché tutti... È chiaro che si evidenzia la delusione che c'è in loro per non aver parlato con i loro familiari. Sì, è pure vero però che dopo la telefonata siamo stati ricevuti dal ministro Di Maio. Abbiamo sollevato questo problema alla fine anche al ministro dicendogli il perché soltanto gli 8 e non tutti. E il ministro ci ha rassicurato sul fatto che stanno lavorando su tutti e 18, stanno lavorando anche nel metterli sui pescherecci a casa. Questa diciamo è l'unica voce ufficiale che poi è detto da qui. Per tutti i 18 per metterli a bordo dei pescherecci e portarli a casa il prima possibile. Intanto vi fa onore a voi essere vicino alle famiglie, soprattutto nei momenti di difficoltà. Avete regalato davvero una vicinanza unica. È il minimo, Piero, che possiamo fare per le nostre persone che sono imbarcate con me, che si trovano in Libia in questo momento, a essere vicino alle loro famiglie da tutti i punti di vista in questa lotta, in questa pressione che stiamo provando a fare. Ecco, intanto abbiamo visto che avete smontato, perché voi ricordiamolo, state nel piazzale Quincia a protestare ogni giorno dalle 10 alle 12 per chi vuole dare una parola di conforto, una vicinanza, basta solo la presenza, stare qualche minuto vicino agli armatori, ai familiari, è sempre un aiuto che si dà in più. Questo è molto importante. Allora noi ci aggiorneremo, speriamo di ricevere di notte o di giorno questa telefonata che possa dare felicità in primis a voi, alle famiglie e soprattutto all'intera comunità di Mazara del Vallo. Grazie a voi per la vostra vicinanza e per tenere alta sempre questa nostra vicinanza. Grazie. Ecco, dal piazzale Quinci chiudiamo questo collegamento in diretta su Vivi Mazara. Abbiamo sentito oggi la voce dei familiari e siamo qui proprio per sentire la testimonianza odierna. Adesso ci si auspica sempre che siamo tutti vicini e che arrivi presto questa telefonata.